Allora, prima di partire con questo nuovo appuntamento con CarTube, vi dico che nel momento in cui il nostro Luca Occhini, al quale va il ringraziamento per essere sempre dietro le telecamere, il nostro grande ospite Bruno Tommasini grosso, Pugliese, più che grande, grosso, vabbè, mi ha chiesto di cosa si parla, di tutto. Allora, parleremo con Bruno, che è uno stilista, un imprenditore, un creativo a 360 gradi, non solo di lavoro ma anche di diritti, perché su tanti temi Bruno si è battuto, ha lottato e ha raggiunto grandi conquiste. Insomma, una puntata densa. Intanto ringraziamo Bruno, ci avviamo verso la macchina, sigla e si parte con CarTube. Ad Arezzo, Nissan è Tosoni Auto, in via Galvani 14. Da oltre 50 anni una realtà imprenditoriale consolidata sul territorio. Un punto di riferimento per il brand Nissan. Competenza, professionalità ed esperienza da parte di uno staff di 40 persone che provengono da due generazioni di operatori nel settore auto. Tosoni Auto. La soddisfazione del cliente è il nostro primo obiettivo, perché il cliente Tosoni è un cliente privilegiato. Allora, quello che spiego, Bruno, benvenuto a bordo. Quello che spiego a tutti è che questa è una vettura davvero particolare, speciale, e che non si, c'ha un unico, forse chiamiamolo handicap, ma così anche brutto. Che non si capisce mai quando è in moto. Ah sì, io li adoro. Qui si accende la macchina. Sono capito? Silenziosissime. Sì, sì. Allora. E quindi bisogna un po' abituarsi a questa situazione. Soprattutto allora. So che anche i pedoni si devono abituare. Sì, anche, non la sentono. Anche perché succede che, specialmente quando viaggi in centro, esatto, in centro storico, c'hai sempre questo problema quando c'hai i pedoni proprio vicinissimi, che in tanti non si rendono conto, fanno vabbè, il clacson, degli il clacson è uno strumento legislativo per avvisare che esistiamo. Allora, intanto grazie per essere con noi, ospite di questa puntata di CarTube, Bruno Tommasini Pugliese, come ho detto nella presentazione, non solamente un imprenditore ma uno stilista, un creativo a 360 gradi, diciamo che io vorrei prima di tutto parlare delle tue battaglie civili che hai portato avanti, in primis per le lavoratrici, no? Quelle che te hai sempre indicato come l'anello debole della catena, che purtroppo venivano sfruttate, mal pagate. Insomma, prima di diventare imprenditore c'è stato uno che ha smosso veramente tante, ha cercato di dare una svolta anche al sistema, a questa catena di produzione. Vabbè, non è un problema di catena di produzione, è un problema di come si sta in una società quando la società non ti concede o ti dà quello che ti spetta, i diritti. Questo vale per le donne, per gli uomini. Io ovviamente, in quanto omosessuale, fin da bambino ho sofferto, tra virgolette, di una certa discriminazione, perché è evidente, quando vivi in un paese piccolo, nasci in un paese piccolo, la diversità si vede, sia che sia sessuale, che tu sia un disabile, tu sia quello che ti pare. Per questo io fin da bambino ho avvertito su di me queste cose. Appena ho avuto coscienza ho cercato di poter rendere conto di tutto questo con atteggiamenti, con
organizzazioni, perché io insieme a Franco Grillini e Beppe Ramina, momento storico importante, sì, nel 1980 abbiamo dato vita alla prima associazione nazionale gay di diritti per appunto a chi di solito storicamente erano negati, e quindi gli omosessuali, sia uomini che donne. È stata un'esperienza importante, da allora cioè, ha lasciato un segno, è impossibile non aiutare chi aveva molte meno possibilità di me, perché andare a raccontare in giro che sei omosessuale significa avere delle belle spalle e riuscire ad argomentare per non essere poi, come si dice, carne da macello, perché questo può succedere. Non a caso il decreto legge Zan era una delle tante domande di che avevo questi messo in giorni, cioè la fa da padrone sui giornali, sui social, non ultimo ciò che ha detto il Fedez, un cantante che si è espresso questi giorni appunto nel palco del primo maggio, con tutto quello poco è venuto fuori. Però io dico che questa cosa ormai dovrebbe essere definitivamente chiara, anche se ci sono delle reticenze, degli ostruzionismi che vengono fatti al Senato, perché come tu sai alla Camera è già stata approvata, manca solo il Senato. Ovviamente il Senato, c'è stata anche una polemica sul relatore, che per l'appunto è della Lega, contrarissima a questo decreto, ma d'altra parte al Senato ci sono senatori, e se non c'era un senatore poteva leggere, è giusto che questo. Poi se viene strumentalizzata, se viene boicottata, sarà la società, che è sempre più avanti del Parlamento, sempre, farne materia propria e riuscire a veramente farla passare. Se te pensi che dal 79, che questa legge, prima con la legge reale Mancino, poi dopo con la, ci aveva approvato la onorevole Concia, adesso ci riprova Zan, insomma io credo che sia l'ora che passi. Per quanto mi riguarda, io ero un bambino e già mi davo da fare, perché fortunatamente avevo dei genitori molto intelligenti, mia madre per anni ha subito bullismo omofobico, perché andando al macello una signora tra del paese 200 metri chiedeva sempre velocità, ma perché tuo figlio è così bello ma non è fidanzato, e tutta questa cosa gliela ha chiesta credo per 15-20 anni, fino a che non sono diventato grande. Alle fine mia madre un giorno è tornata a casa, piangeva, e io mi dicevo: ma perché piangi? Ma piangeva perché era felice, perché finalmente aveva risposto a questa sua, diciamo, amica conoscente, che si trovavano a fare la spesa, e così gli rispose: sì, mio figlio è sposato con un uomo, stanno molto bene, hanno una famiglia e soprattutto non odiano nessuno, mi domando perché tuo figlio si è separato due volte. Ecco, questa la fece piangere di felicità, però questa te la dice lunga sul percorso di crescita e di dolore che mia madre, ovviamente non pensava di avere un figlio omosessuale, ma ce l'aveva, che faceva, mi buttava con l'acqua sporca? No, è riuscita a liberarsi di questa cosa. Guarda, è bellissima questa cosa che mi stai... Anche perché è vera. Fra l'altro è vera e particolarmente sentita, perché lo sento dalle tue parole. Certo. Ma voglio dire, ma oggi nel 2021 ti fanno paura davvero gli omosessuali? Ma perché c'è tutta questo accanimento, questo bullismo? Ma perché è proprio un fatto culturale... tra virgolette banale, lo dico banale tra virgolette, ma non è vero, ma perché qualsiasi genitore vuole la replica di se stesso, sia maschio che femmina. A un certo punto avere un figlio che non ripete quello che il padre e la madre hanno fatto, perché noi siamo figli di eterosessuali, non è che si viene da chissà dove. Però è chiaro che ci nasciamo, è chiaro che è così.
Poi, sai, non vuol dire proprio un bel niente, è un atteggiamento retrogrado, culturale, perché è legato all'odio, alla insofferenza della diversità, al giudizio su chi magari una volta all'anno fa il Gay Pride. E che succede? Succede che si va a criticare quegli atteggiamenti colorati che di solito noi gay abbiamo quando si fanno certe manifestazioni, a quali io rispondo: vorrei vedere te dopo 2000 anni di silenzio, se non ha voglia, e lo dico in termine molto gay, di sgallettare, sgrillettare e anche sculettare, ma perché no? Infatti, poi non è quella poi la sostanza, la sostanza è altra, perché come io adopero spesso dire, è vero, sì, sono gay, o meglio ancora, ditemi pure Finocchio, e io dico Finocchio sì, scemo no. Punto. Senti, è questa mentalità retrograda con la quale dobbiamo fare conti tutti i giorni, non solo nei confronti del bullismo, nei confronti delle coppie, certo, omosessuali, che magari si scambiano un bacio per la strada, una testimonianza d'amore, d'affetto, di intesa. Non vedo cosa ci possa essere di scandaloso. C'è una cultura tipica italiana, solo italiana, perché te devi pensare che in tutto il mondo non esistevano leggi contro gli omosessuali. L'unico paese del mondo dove non esistevano leggi contro gli omosessuali era l'Italia. Perché? Perché l'Italia ha sempre delegato e demandato alla Chiesa Cattolica il controllo di questa cosa. Quindi mettiamola insieme e ragioniamoci, perché è questo, cioè le ultime aperture di Papa Francesco, chi sono io per giudicare gli omosessuali, poi è chiaro, la Chiesa se ne rimangia, perché Francesco dopo ha fatto due scritti dove dice insomma non è così vero. Quindi allora la Chiesa è la Chiesa, io non ho niente contro la Chiesa, però diciamo che ce l'ho con lo Stato, quando lo Stato dalla sua laicità non difende cittadini come me, come altri, che paghiamo le tasse. E poi ti dirò, nel mio caso, io socialmente in maniera compatibile da, nota bene, 43 anni, vivo con Edoardo, lavoro insieme a Edoardo. Con il quale ti sei sposato. Mi sono sposato quando la legge è passata delle unioni civili. Abbiamo visto nascere i nostri nipoti, abbiamo visto morire i nostri genitori, una vita normale. Io mi domando che differenza c'è fra questa situazione che vivo io da 43 anni e un matrimonio. Perché volerlo negare? Cioè, noi paghiamo le tasse, dividiamo tutto, il lavoro. Cioè, no, e per me è proprio un atteggiamento reattivo, razzista, omofobo e culturalmente grave per una società che si dice moderna come quella italiana. Insomma, poi vediamo quali sono, gli andamenti, diciamo, dalla politica alla società. Purtroppo ci fu qualche anno fa una manifestazione, se non vado errato, a Bologna, il Family Day, sul palco, c'erano insomma fior fiore di politici che poi avevano alle spalle un curriculum vitae insomma abbastanza discutibile, ma ognuno, ripeto, fa della sua vita quello che più gli pare e piace. Però erano loro che comunque si ergevano a grandi maestri e che non erano proprio nella posizione di fare grandi maestri, insomma. Sì, vabbè, sai, qui c'è un detto storico che è abbastanza ormai assodato, di un comportamento di vecchi appartenenti a una classe dirigente che non ha fatto solo del male in Italia, intendiamoci, però insomma erano il potere democristiano, che era legato a tante cose,
dalla Chiesa, vabbè, è inutile parlare di cose che sappiamo, che ovviamente lo slogan era si fa ma non si dice. Io ricordo per esempio un mio onorevole, tra l'altro stimato amico, che è perennemente in Parlamento, adesso in Senato, il senatore Casini. Insomma, io conosco la moglie, conosco l'ex moglie, conosco l'ex fidanzata, cioè era un gran bell'uomo e quindi si poteva permettere, si può permettere tutto, ma insomma non rompere l'anima con le femmine gay. Fallo, a me con chi va a letto non mi importa niente. Io continuo a pensare che sei stato un politico robusto, ma insomma, diciamolo, senza voler dire male della DC, ma il concetto si fa ma non si dice era tutto suo e di mille altri, insomma, se vuoi si parla... ipocrisia allo stato puro, esatto, cioè, ma infatti quando ieri sul palco di Primo Maggio Fedez ha detto quello che ha detto, la cosa più brutta a mio avviso che è venuta fuori non tanto il discorso della Rai, no, ma proprio è stato, oltre che l'omaggio dovuto ai lavoratori del Primo Maggio, con le dichiarazioni della vice direttrice di Rai 3, è stato proprio un omaggio all'ipocrisia. E questo insomma ce la dice lunga, perché lui ha mostrato e fatto ascoltare completamente ciò che si sono detti, e nonostante questo i vertici Rai continuano a dire non è vero, cioè vabbè, insomma, no, roba, non è non roba, solo si fa ma non si dice, si confonde, come si diceva una volta, che è legata alla Chiesa e alla laicità, confondi il culo con le 40 ore e io lo trovo perfetto. Guarda, perfettamente calzante. Ma una riflessione mi è svolta subito appena ho sentito Fedez, che dal punto di vista artistico non conosco, perché neanche ascolto, io, neanche culpa, io, neanche io, neanche io. Però dico, ma possibile che sia Fedez a fare questi discorsi e non uno che rappresenta politicamente la sinistra? Ma cioè, sai, Fedez ha bruciato tutti, perché dopo di lui, dicendo cose molto semplici, sì, la verità, dopo di lui si sono prodigati tutti, Letta, Conte, il 5 Stelle Di Maio, tutti a dire ha ragione. Ma la cosa più buffa, e questo voglio che tu lo dica bene, io te lo dico meglio, la cosa più buffa è che si parla di partiti che hanno lottizzato loro la RAI. Allora, esatto. Fate bene a criticare, fate bene a dire, ma se la RAI è in queste condizioni, se un vice direttore si permette di censurare, perché di censura si parla, cioè, il problema non è che Fedex, il problema non è che Conte, Di Maio, Letta sono bravi, la prendano questa decisione. Ogni volta che qualcuno va all'opposizione, qual è la battuta più grossa? Basta la lottizzazione della RAI. Ma non è vero, perché poi la fanno loro. Allora, la RAI, intanto diciamo una cosa, di chi è la RAI? Perché parlano sempre dell'editore, no? Parlano sempre dell'editore. Vabbè, l'editore... siamo noi cittadini, si paga il canone. Direi, allora, dovrebbe essere un servizio pubblico. Quindi. Esatto, no, è un servizio pubblico. Sì, ma... poi fanno sempre la domanda chi è l'editore. Allora ti rispondono, l'editore è il Parlamento, perché nel Parlamento sono stati eletti in maniera rappresentativa quelli di quello, quelli di quell'altro, quelli di quell'altro. No, non è vero. Il Parlamento deve vigilare, ma mica deve governare la RAI, è diverso. E Massimo, sono cose così banali, così facili, che non hanno niente, tra virgolette, di politico, perché la realtà è come se dicessi se mono, no, se biondo. Però è questo, Guarda, e questo significa veramente non andare avanti. Dopo la pandemia io pensavo, caro Massimo, che si fosse migliori. Ho dei dubbi, seri. Che non è vero. Guarda, io erano pochi anni che ho iniziato a occuparmi di giornalismo,
quindi è una, il fatto che ti riferisco risale alla metà degli anni 80. Alla BBC venne fatta un'intervista ai vertici dei terroristi dell'IRA, va bene? Sì. Allora, la Thatcher, che era il primo ministro inglese, convocò il direttore della BBC, televisione pubblica inglese, certo, e gli intimò di dirgli dove era stata fatta questa intervista e dargli le coordinate ai servizi segreti inglesi per andare a catturare, certo, i terroristi. Allora, il direttore della BBC si rifiutò e protesse il giornalista, certo, insomma, si fece 15 giorni di prigione. Ragazzi, ma voglio dire, ma perché comunque, pur essendo pubblica, era comunque al servizio dei cittadini. Questo è un concetto fondamentale, secondo me, da mettere, certo, da mettere in risalto. Certo, cioè, certo. È una differenza sostanziale qui. Che nel 2021 debba esistere una censura che preventivamente, che sale sul palco del primo maggio, debba dire e riferire al direttore di Rai 3 cosa dice, perché se è qualcosa che va fuori dalle regole viene censurato, sinceramente, guarda, sa molto veramente di no, storia, dai. No, sa di regime in qualche modo. Poi se si dice che non è vero, ma insomma, vediamo come andranno le cose. Io credo che Draghi dovrà fare bene per forza, ma insomma, Draghi è collocato in un punto preciso della società, il suo curriculum la dice lunga, e speriamo che questo danaro che ci dovrà salvare, perché siamo veramente con le pezze al culo, venga distribuito non tanto alle categorie, ma venga impiegato perché l'Italia veramente diventi una nazione moderna, civile e nuova, perché altrimenti non facciamo un passo indietro micidiale, e tutti i segnali devono aiutare, compreso questo con la legge sull'omofobia, perché insomma, dai, io non vedo perché ti debba massacrare di botte perché sei omosessuale, o perché vai in chiesa, o perché sei ebreo, o perché sei negro, insomma, basta, è l'ora di finirla. Dovrebbe essere una società molto più matura. Ma che poi dovrebbe essere anche una cosa bipartisan, cioè, voglio dire, sì, al di là di come uno la pensa, centrodestra, centrosinistra, certo, questa è una legge che fa fare un passo in avanti. Ma guarda, ti racconto una cosa. Dal punto di vista civile. Ti racconto una cosa molto carina. Vai. Vabbè, si può anche dire, anche perché è una cosa vera, non è che racconto una balla. Una volta ho trovato la Santanchè, che insomma tutti sapete chi è, e a me in qualche modo è simpatica, tra virgolette, simpatica, fra virgolette, lascia perdere il personaggio, perché quando dico questa cosa mi saltano tutti in capo. Però è divertente, perché è un personaggio, lo definisco io, frociarolo, perché è un po' tanto vestita, che insomma noi gay ogni tanto queste cose le sottolineiamo anche con cattiveria. E lei gli chiese, ma perché Daniela sei così intelligente, continui a dire dalla vita che sei un imprenditore, quindi una donna che si è fatta da sé, racconti sempre le storie di tuo padre, come ti ha insegnato? Dico, ma perché poi ce l'hai così tanto con il matrimonio? Ma perché voi potete fare quello che vi pare? Ma perché sposarvi? E citò il suo nuovo fidanzato, che era accanto a lei, che è un principe, credo, un bell'uomo, Fece, vedi, io a lui non glielo chiedo di sposarmi. E finì in risate, perché io dissi, Daniela, è lui che non ti vuole sposare, è molto diverso. In questo c'era tutta la simpatia, che poi lei accetta. Perché di fatto non è che vivono sulla luna, poi hanno degli atteggiamenti di parte, credo, e mai di. Quindi, se te pensi che con tutta la difficoltà del caso, quando c'era Ballando con le Stelle, Fabio Canino, tra l'altro mio socio, eccetera, grande amico, insomma, cioè fu veramente eccezionale quando riuscì a far chiedere scusa alla Mussolini della famosa frase, aveva detto da Vespa,
meglio fascista che Froscio. Ecco, lei ha chiesto scusa, poi quanto sia vero, quanto sia possibile, lo so, però l'ha detto e questa è stata una cosa buona. No, Poi avrà il valore che avrà, insomma l'ha detto, perché lo doveva dire. Non credo che sia cambiato il vento, perché sempre Mussolini si chiama. è sempre Mussolini, è sempre Capito? quel sangue Sì. scorre nelle vene. Allora ci fermiamo un attimo con questo slogan bellissimo, che insomma, Quale? cioè questo, cioè, meglio Frocio che Che fascista, fascista, no, cioè, non ma c'è me. dubbio. Allora, Non c'è a fra dubbio. poco ci rivediamo per la seconda parte di CarTube. Restate con noi. Ad Arezzo, Nissan è Tosoni Auto in via Galvani 14. Da oltre 50 anni una realtà imprenditoriale consolidata sul territorio. Un punto di riferimento per il brand Nissan. Competenza, professionalità ed esperienza da parte di uno staff di 40 persone che provengono da due generazioni di operatori nel settore auto. Tosoni Auto. La soddisfazione del cliente è il nostro primo obiettivo, perché il cliente Tosoni è un cliente privilegiato. Seconda parte di CarTube in compagnia di Bruno Tommasini Pugliese, molto intensa la prima parte, si preannuncia molto intensa anche la seconda. Bruno, No, la seconda ti tocco. fai quello che vuoi, non ci sono. Dopo la colpa è la mia, Allora Bruno, diciamo che c'è un'altra, abbiamo parlato di omofobia, di bullismo. C'è un'altra situazione veramente inaccettabile per un paese civile, ed è il femminicidio. Cioè, in Italia troppe donne muoiono, diciamo, dinamica è sempre la solita, sono Certo. uomini che non accettano di essere lasciati, quindi mariti o compagni che finiscono con il massacrare di botte. Purtroppo, ripeto, molte donne muoiono, all'incirca più di un centinaio, quindi ogni 3 giorni una donna muore sempre per la solita ragione. Ecco, questo fa un po' parte della arretratezza culturale, mentale della nostra nazione, quindi una situazione, lo ribadisco ancora una volta, inaccettabile. Ma guarda, oltre che arretratezza culturale, qui io non ho nessun timore a dire che si tratta di criminali in libertà e come tali vanno giudicati e puniti, perché non si può pensare che ti metti la minigonna, quindi sei appetibile, non si può pensare che c'è uno scollo, quindi è possibile che ti dia noia, non si può pensare che te esci a cena con un amico e quindi mi tradisci e quindi io ti punisco, perché l'uomo è il maschio di potere, la donna è una donna oggetto, il maschio è predominante e quindi te sei la vittima. E di vittime ce ne sono tantissime. Oggi le donne sono più organizzate e sono più attente, c'è molta, come si dice, possibilità di non caderci, però poi non si capisce perché. Tante volte c'è il terrore perché ci sono in mezzo i figli e c'è un meccanismo pericolosissimo. Vabbè, non lo denuncio, lo faccio per i figli, ma insomma c'è sempre un padre violento, che cosa insegnerà a questi figli? Quando poi è proprio violento uccide, e di solito è così, non è mai un'altra cosa, questa frustrazione terribile che hanno certi maschi, che è legata, credo, proprio all'impotenza, perché se non sai ragionare, non sai parlare del tuo Non sai rapporto, non confrontarti, sai eh. confrontarti e pensi che valga la legge del più forte, sei un animale e quindi è giusto che questi animali vengano rinchiusi e
e puliti. E io credo che le donne l'abbiano capito, mi auguro che siano sempre più organizzate e si difendano, però anche questo è un vulnus tremendo che è sempre legato all'odio. Senso del possesso. Sì, ma poi capisci, cioè, se un uomo, e io sono maschio, si tradisce continuamente perché è un gioco, come si dice, di saltapassere, la donna non lo può fare, no. Perché la donna è puttana. Allora, siccome poi se la donna è puttana, l'uomo è cornuto, tutto meno che cornuto. E quindi si arroga quello che lo sappiamo. Donne, io vi dico, siamo con voi, noi omosessuali abbiamo un filo diretto che ci unisce alla violenza, perché noi omosessuali, come le donne, siamo secondi. E quindi è bene che facciamo valere i nostri diritti. Volevo parlare anche di questa tua produzione di vini, il sì. cui ricavato poi sì. va sì. alla lotta contro l'omofobia, contro certo. il bullismo. È una cosa io ti ho intervistato un paio di anni fa, insomma, questa, sì, mi sì, donasti sì. anche questo vino che è anche molto, molto buono, certo, uvagina certo. e vinocchio. Vinocchio. No, come tutti sanno, ormai lo dico da troppo tempo, è nato per scherzo, ma perché eravamo un gruppo di stilisti che si riunivano sempre a casa mia durante l'estate, stilisti un po' che venivano da tutte le aziende importanti della moda, sia italiane che estere, e per scherzo, essendo stilisti, dando il nome a questo vinocchio e viene commercializzato, e ovviamente avendo un nome così evocativo e un po' buffo, dovevo dare sostanza al vino, che è un vino in sangiovese in purezza, per tradurlo, che io lo amo, è come un nobile di Montepulciano, perché la vigna è di quelle parti. E poi abbiamo aggiunto l'uvagina, che è un prosecco, quello lo commercializziamo perché viene da Valdobbiadene, e un vermentino sardo, per non lasciare solo il vinocchio, perché le nostre amiche, come si dice, gaie, dovevano essere rappresentate. Il vino va, a parte quest'anno è stata una tragedia, perché tutti i bar chiusi, però non è che non ci si guadagna un cacchio, però fa lavorare 3 persone, fa lavorare una cantina, viene distribuito in tutta Italia, e il denaro, tolte le spese della cantina e dei tappi, praticamente noi abbiamo fatto un sacco di cose, abbiamo addirittura sponsorizzato un film a Venezia che ha avuto un bel successo, tra l'altro è stato proiettato ad Arezzo, te lo dico, sì, è stato proiettato ad Arezzo, all'Eden, è venuto il regista e le due interpreti, il film si intitola Zen, lo ghiaccio sottile, è una storia molto bella di una ragazza che non è lesbica, ma che vive in una comunità montana della montagna pistoiese, che non esistono altre alternative per lei per fare sport se non l'hockey sul ghiaccio di una squadra solo di uomini. Lei è l'unica donna, scelta, e quindi cosa fanno? La bullizzano perché pensano sia lesbica, ma lei non è lesbica, lei era prigioniera di una situazione sociale di un certo tipo, lei era una sportiva e stop. La cosa buffa è chi è che poi è veramente lesbica, l'unica femmina compagna del capo, che è lei poi che viene fuori, cioè, quindi è molto interessante, è simpatico, è buffo, è una denuncia piacevole, perché molto brave sia la regista che la interprete. E niente, poi anche altri film a Venezia, abbiamo vinto addirittura 3 volte la sezione del Festival di Venezia del Queer Lion, che è diciamo la parte gay del festival, con 3 film, ora mi ricordo i titoli. Vabbè, poi io ho fatto anche lo sponsor per una questa mi sono divertita, per una palestra di pugili,
perché c'era questa palestra, che era nata a Firenze, che tuttora c'è, dove questi ragazzi un po' violenti, un po' bulli, vengono addestrati e praticamente quella rabbia gliela fanno sfogare lì, perché non è solo un boxer quello che insegna, ma è anche uno di testa. E è stata divertente, perché allora mi hanno obbligato a mettermi i guantoni e mi fare una cosa. Ero di una maschilità fortissima, però è stata divertente. Ma poi ora mille altre, non me ne ricordo. Siamo in una cosa, questa la voglio dire, molto importante. Abbiamo fatto un incontro con il sindaco di Laiatico. Laiatico è il paese dove vive e paga le tasse Bocelli. Quindi Bocelli è un comune nel Pisano molto ricco, però Bocelli vive al Forte dei Marmi. Noi abbiamo fatto questa convenzione con lui, ed estate di solito, in questa piazza che è bellissima, che va vista, è un paesino piccolissimo, con questo assessore e questo sindaco geniali, e si fa queste serate di musica, di canti, di chiacchiere, piacevole. Diciamo che è una come si chiama quella a Viareggio, la mi viene, dove ci sono dei talk estivi. La capannina? No, la è un posto culturale, la mi viene, una cosa che è un verde. E niente, è piacevole. Poi abbiamo dei locali, e non ultimo in via Giulia a Roma, questo lo dico, voglio fare pubblicità, abbiamo fatto aperto una enoteca dove si vende solo vino chiomasina. Dove si vende, dove si dovrà vendere, perché ancora, sai, con questo Covid sono state spese enormi, così come il negozio di Arezzo, che ha lo stesso concetto. Arezzo era nato in maniera diversa. Arezzo era nato per scommessa, perché io, essendo presidente Federmoda, volevo far capire alla nostra associazione, la CNA, che un distretto così intatto, una filiera così precisa di pellettieri e di orafi, si poteva fare tutto qua, cosa che io ho fatto senza andare a cercare in giro per il mondo, per far capire la qualità artigiana. Se te pensi che esiste un artigiano aretino che taglia le pietre, che ha formato persone, che è difficilissimo, perché sai, le pietre si tagliano solo in India, e addirittura ci hanno tirato dentro due odontotecnici che avevano perso il lavoro perché la precisione per il taglio delle pietre. Allora, tutto questo fa parte dell'eccellenza nostra, direi aretina. Ah, beh, poi la più grande soddisfazione è quella di essere consigliere per le arti e i mestieri e l'artigianato del sindaco di Firenze, Dario Nardella, con il quale stiamo facendo dei grandi progetti. Bene, Arezzo non mi caca un granché, però questo ho bisogno, chissà perché Bruno non mi meraviglio, non... non lo so, però è una bene. Il famoso detto che nessuno è profeta in patria. Sì, no, io amo comunque Arezzo, presente, perché io ho fatto le scuole superiori qui, ho gli amici qui, poi mi trovo bene perché è la tua città, no? Anche se sono senese di nascita, però è una città, ora anch'io amo Arezzo, però è una città un pochino, come dire, retrograda, no? Cioè, a livello di mentalità. Ma io ora non vorrei dire una cosa brutta, ma io credo che Arezzo sia stata veramente, si sia data molto da fare quando è andato l'oro. Non so se tutta questa ricchezza poi, invece che farla progredire, l'ha fatto fare un passo indietro, ma in quel momento, sai, se io facevo l'oro, ma insomma, ma perché mandare all'università mio figliolo quando la sera avevo chili d'oro sotto casa?
E questo non è un appunto, stai attento, però potrebbe essere una causa, capito? D'altra parte non si può dire che Siena è migliore perché c'aveva il Monte dei Paschi. Dove si ci gira male, dove ci si gira male. Sì. L'importante è riuscire, credo, d'ora in poi, a fare un bel taglio e ricominciare, ma veramente tutti insieme, perché ecco, non abbiamo scelta, capito? Il fatto che, secondo te, è casuale che dal 2015 c'è un'amministrazione di centrodestra ad Arezzo e non c'è un assessore alla cultura. Ecco, ti pare possibile? È un caso? Ma sai, ora hai toccato un tasto che è un è nervo. È successo anche a Mestre, te lo dico perché c'ho mio cugino che vive a Mestre. No, allora, tu hai toccato un tasto per me particolarmente doloroso. Perché, come tu sai, ho fatto l'assessore alla cultura nel piccolo comune di Marciano, assessore sì. senza portafoglio. Sì. E di solito l'assessore alla cultura lo fanno fare ai gay, alle donne. Devo dire che questo è un meccanismo preciso. Per carità, non voglio dire che il mio sindaco, che ancora io amo, i Barbagli, fosse omofobo, anzi poi mi ha anche sposato, gli ho fatto capire che avevo ragione io. E no, è che si dà poco spazio. Perché poi i comuni hanno sempre bisogno di altro. La cultura è relegata sempre un po' in fondo, nonostante Arezzo abbia delle potenzialità enormi. Vogliamo parlare solo di Pedro Francesca e parliamo di tutto quello che c'è a Arezzo, c'è veramente tanto. Tesoro immenso. Tesoro immenso, il cibo, eccetera, eccetera. Però poi la cultura. Non lo so perché fa paura, perché la cultura, è come diceva Fedez, è libertà, non può essere imprigionata. E ad Arezzo, lo so, magari non c'è la cultura, però ho visto un passaggio di Ghinelli ultimo, che ha nominato il direttore artistico, il mio amico Beppe, che gli si può dire tutto, ma veramente bravo. Non lo so se questo poi vuole essere l'assessore alla cultura, a me mi va bene, perché Beppe ha capacità, ha sensibilità, eccetera, eccetera. L'unica cosa che, come dico io, la moda non è un segmento commerciale, ma è cultura. Il mio Beppe, che io adoro, è un commerciante, però so che lui farà molto bene perché ha gusto, è intelligente, è dinamico, è un bell'uomo, to, mettiamocene tutte. gli auguro veramente tanto e ha fatto bene Ghinelli per me, ha fatto molto bene. Senti Bruno, siamo quasi arrivati alla fine del nostro viaggio, la domanda che rivolgo a tutti i nostri ospiti è parlando proprio di cultura, insomma, io sono appassionato di letteratura, e la domanda finale è sempre la solita: che libro ha sul comodino in questo momento, o quanti libri ha sul comodino Bruno Tomassini? Guarda, ti butto di fuori, vai. Perché io sono un lettore mostruoso e faccio un casino incredibile, perché sono proprio bulimico, quindi inizio due o tre libri per volta che poi li confondo. A un certo punto mi ricordo di quello e di quell'altro. No, ma io lo faccio da tantissimo tempo. Adesso ho tirato fuori un libro molto, 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 molto antico, ma che lo trovo sempre molto attuale, Il ballo di famiglia di David Levitt. E ultimamente avevo letto anche qualcosa di Philip Roth, che su questi giorni è su tutti i giornali, perché appunto accusato di stupro, era stata pubblicata dovevano pubblicare la sua autobiografia, invece non si capisce come mai l'America l'ha mandata al macero. Io spero che l'Elisabetta Sgarbi, che è una
editrice libera, come pubblicò all'epoca il libro di Woody Allen, che anche lui era stato accusato e poi peraltro assolto assolto, da infatti, tutto, possa riuscire a pubblicarlo e portarlo in Italia. speriamo. Allora, noi ringraziamo Bruno Tomassini Pugliese, è stata una puntata molto molto intensa, abbiamo toccato molti temi che sono cari a Bruno, che lo ripeto, si è battuto sempre per un'Italia migliore, di questo lo ringraziamo. Grazie per essere stato con noi, l'appuntamento alla prossima settimana. Grazie a te, ciao a tutti. Ad Arezzo, Nissan è Tosoni Auto in via Galvani 14. Da oltre 50 anni una realtà imprenditoriale consolidata sul territorio. Un punto di riferimento per il brand Nissan. Competenza, professionalità ed esperienza da parte di uno staff di 40 persone che provengono da due generazioni di operatori nel settore auto. Tosoni Auto. La soddisfazione del cliente è il nostro primo obiettivo, perché il cliente Tosoni è un cliente privilegiato.